Ciao Nino, Ciao fondatore, direttore Eleonora! artistico della Compagnia Nazionale di Danza Storica. Guardate che meraviglia! Ecco, proprio il caso di dirlo. Cos'è successo? Il gran ballo? Eleonora, sì, siamo qui al Palazzo Brancaccio di Roma in questo momento e ci fa piacere portarvi l'atmosfera di Natale, non solo con questo albero meraviglioso che vedi alle spalle, ma anche perché il Gran Ballo di Natale noi l'abbiamo appena celebrato per poter rendere una giornata speciale a una persona che in realtà vive un quotidiano un po' complicato. E qui le immagini in cui ballo con Matilde Brandi che si vedono in primo piano, e noi in questi anni per Natale abbiamo fatto vari Gran Balli in favore di coloro che in qualche modo hanno un quotidiano difficile, e la gioia è quella di poterlo portare la tradizione dell'Ottocento nell'attualità. Bello. Cosa vediamo oggi allora? Ma visto che faremo adesso per Capodanno uno spettacolo bellissimo a Palermo. No, ma adesso qui in studio. Faremo un estratto di quello spettacolo, e cioè la mazurka dal Gattopardo, che se hai voglia la balliamo anche noi qua mentre avete lì in studio la nostra coppia. Eh sì, appunto, per questo ti chiedevo. Vedete, nel nostro studio ci siamo illuminati d'immenso nella tradizione meravigliosa di questo gran ballo. E allora partiamo con la mazurka dal Gattopardo partiamo con al mio tre, va bene? Uno, due, tre, Stefania Ferri e Stefano Capitani. Bravissimi! Nino, stavi ballando! Andava la tua faccia in onda! Stavi ballando anche tu! Grazie per questa... Ci divertiamo, tradizione. Vogliamo portare questa tradizione ottocentesca anche grazie a te a Storie Italiane, e speriamo di aver creato un momento natalizio gradevole anche per te. Aspettiamo ai nostri balli, Bene, verrò a ballare presto, promesso! Ciao Nino, complimenti! E vorrei salutare anche... Devo chiudere, Nino! Grazie, ciao! Ciao, complimenti a tutti e anche a voi, bravissimi! Grazie. Complimenti! Allora, vorrei andare via con loro, che io non sto scherzando, guarda che eleganza!